Buon pomeriggio amici di Gossip Mania e ben ritrovati qui a Teleprima, pronti a chiacchierare con voi di tutto ciò che succede nel mondo della musica, dello spettacolo, della TV in Italia e non solo. Con me, come ogni pomeriggio, Elvira Vigliano. Ciao! Buonasera, ciao Alessia, ciao a tutti. Qui ormai passano le ore, ma i gossip aumentano sempre di più. Veramente, devo dire la verità, che non si sa ormai più da dove partire, perché creare una scaletta per noi sta diventando difficile, cercare di seguire, insomma, tutte le notizie, tutti i gossip, però per la maggiore, insomma, ne abbiamo anticipati tanti, che poi si stanno rivelando reali, quindi. È vero, è vero. Continuiamo a fare bene il nostro lavoro per il momento, quindi Sì. accettiamo sempre i suggerimenti. Mi raccomando, indicateci tutto ciò che succede e iniziamo subito con il primo argomento. Abbiamo cercato un po' di evitarlo in queste prime puntate, però visto che ormai finalmente siamo agli sgoccioli, parliamo del Grande Fratello VIP, che ormai tutti seguono, anche perché è diventato un'odissea, un Sì. parto, non lo so. Un parto probabilmente perché sta durando quasi 9 mesi, quindi effettivamente ci troviamo con i tempi e ne avevamo anticipato insomma già qualcosa perché i concorrenti insomma sono esausti di questo programma, di stare sempre tra le stesse mura, insomma, di ritrovarsi sempre a fare le stesse cose. Però insomma le dinamiche di questi ultimi giorni sono state molto particolari, quindi lasciano spazio a diversi argomenti seri e non. Eh sì, anche perché ormai mancano 2 settimane soltanto alla finale, quindi si portano avanti tutte le strategie possibili e immaginabili, ovviamente in primis quelle che riguardano l'amore, le storie d'amore, Ovviamente. possiamo dire, anche perché ovviamente con le nomination davvero caldissime si tende a preservare chi porta avanti appunto una liaison, un flirt, in modo da alimentare la propria Sì. curiosità e non eliminare quei concorrenti che fanno parte di quella dinamica. Ben lo sanno Rosalinda, e ogni volta dico: ma chi è Rosalinda? Perché in realtà quando è entrata si chiamava Adua. Adua, poi ha cambiato nome nel corso Sì, della c'è stato trasmissione. un suo cambiamento interiore Sì. al quale ha voluto apportare anche un cambiamento nel suo nome, che si è riscoperta innamorata di Andrea Zenga. Possiamo dire un bellissimo Un bellissimo ragazzo. ragazzo con dei trascorsi un po' particolari perché comunque ha sulle spalle il peso di essere il figlio di Walter Zenga, quindi per Esatto. lui si aprono delle dinamiche particolari, dinamiche che sono state poi aperte anche durante la trasmissione di questi rapporti, insomma, un po' particolari con la famiglia d'origine. Probabilmente questo legame con Rosalinda può essere un motivo in più per farsi conoscere o una semplice strategia, perché comunque ci troviamo sempre verso la fine. Esattamente, molti infatti dicono sia una strategia, anche perché lo stesso Andrea viene da dei trascorsi abbastanza pubblici delle sue storie sentimentali, infatti è stato protagonista anche di un altro reality con l'ex fidanzata, di tutto un percorso molto molto particolare. Quindi lei praticamente sin da quando lui è entrato nella casa del Grande Fratello, relativamente da poco è stato uno degli ultimi, gli ha fatto una corte veramente sfrenata. Sì. Insieme poi alla sorella di Zelletta, Sì. giustamente se lo sono conteso, seppur un po' a distanza, e invece sembra proprio che Rosalinda abbia vinto questa competizione ed è scattato questo bacio, seppur abbastanza innocente, da Sì, come molto possiamo vedere innocente. con le foto in grafica. Però in molti dicono sia un amore fasullo proprio effettivamente per le strategie verso la finale. Sì, anche insomma per i trascorsi della stessa Rosalinda, che si è resa protagonista poi di un amore finto qualche tempo prima con un Eh altro sì. concorrente della casa. E insomma questa cosa ha macchiato un pochino la sua persona, perché tutti avevano creduto nell'amore che era nato proprio sul set e poi insomma hanno scoperto che non c'era nulla di vero. Sebbene Rosalinda abbia cercato comunque nel corso delle puntate poi di dimostrare il suo amore. E queste dinamiche fanno un po' titubare perché non si capisce chi sia realmente Rosalinda, soprattutto perché si è poi avvicinata a Diane Mello che
insomma, è un tipo particolare. Eh sì, un tipo molto, molto particolare, anche perché nell'ultima puntata, quella di ieri, le nomination sono state abbastanza forti, come dicevamo, una grande tensione ovviamente all'interno della casa, perché i concorrenti, soprattutto quelli che sono chiusi nella casa più spiata d'Italia da tanto tempo, non ce la fanno più, quindi non vedono l'ora di liberarsi, e c'è stato questo plebiscito, possiamo dire, a sfavore di Giulia Salerno, un'altra influencer ormai lì un po' tutti, che è stata super votata e quindi è andata in nomination insieme a Stefania Orlando. Però lei giustamente ci è rimasta molto male, proprio perché quasi tutti in casa l'hanno votata e quindi si è sentita pugnalata alle spalle ed è scoppiata poi in diretta in questo pianto. Ed è stata tirata poi su dallo stesso Signorini, che insomma l'ha incitata a non lasciarsi andare, a cercare di lottare. Sicuramente le strategie che aveva adottato la Salemi fin dall'inizio, insomma, vanno anche a ritroso, perché la stessa cosa era successa anche con Francesco Monti. Cose quindi, identiche proprio, identiche. Quindi è come se fosse un copione già scritto. E aveva colpito fin dall'inizio il suo legame con Tommaso Zorzi, che sembravano essere insomma amici per la pelle, ed è stata poi probabilmente questa nomination a far crollare tutte le certezze di questa influencer. Non so, sinceramente io nella Salemi non vedo purezza, non vedo chiarezza, e credo che tutto sia una strategia. Probabilmente il suo legame con Pretelli è semplicemente un voler mettersi in primo piano. È molto molto probabile, anche perché poi il suddetto Pierpaolo, anche lui veniva da puntate belle intense con Elisabetta Gregoraci, quindi ci sono stati degli intrecci quest'anno veramente anche complicati. Anche perché si tratta comunque di due donne, possiamo dirlo, completamente diverse. Nel primo caso avevamo una donna comunque con dei trascorsi particolari, che era stata insomma con un uomo importante e che aveva un figlio, quindi dal punto di vista insomma di vita quotidiana poteva entrare in contatto con Pretelli in maniera molto più diretta, al contrario invece della Salemi, che comunque conduce una vita insomma molto particolare essendo influencer e che non sembra essere la brutta copia insomma della Gregoraci. Molti criticano lo stesso Pretelli perché dicono che insomma abbia cercato di conquistare diverse donne nella casa. Sì, poi sembrava realmente innamorato, diciamo, di Elisabetta Gregoraci, che aveva perso la testa. Poi c'era la situazione con l'ex compagna pendente, dalla quale ha anche un figlio, quindi tutta una serie di intrecci. Pretelli ha insomma approfittato della situazione e ha cercato un pochino di risolvere il tutto attraverso le storie d'amore. Potrebbe essere insomma una strategia oppure una confusione che guida il Pretelli in questo percorso. Non saprei insomma cosa credere, perché non è molto chiaro anche le nomination che fa. Eh sì, indagate, fateci sapere soprattutto da che parte state, anche perché il Grande Fratello ormai è veramente agli sgoccioli, quindi sono pochissimi semifinalisti, possiamo dire, quindi la prossima nomination sarà fondamentale per il prosieguo. Noi voliamo al prossimo argomento, perché ce ne sarà tanto di cui parlare, e ormai siamo anche agli sgoccioli, poiché febbraio sta ormai per terminare, a inizio marzo inizierà anche il Festival di Sanremo. Avevamo già analizzato un po' la situazione nelle primissime puntate di Gossip Mania, quindi c'è questa deadline del 5 marzo come inizio del festival, con tutte le manifestazioni pre-festival, post-festival, quindi ci accompagneranno tutta la giornata. Un po' un Grande Fratello in versione musicale, insomma. Esatto, esatto. E già c'è il Toto concorrenti, il Toto vincitori. In primis ci sono tantissime personalità conosciute in particolar modo dai giovani, tra i quali anche Joe Evan, e sono molto curiosa di vederlo sul palco dell'Ariston, poiché si apprezzano tanto i suoi componimenti, che ha messo poi anche in musica ultimamente, quindi sono curiosa di vedere cosa porterà sul palco più famoso d'Italia, e soprattutto che va assolutamente rispettato. Poi c'è la musica italiana classica, possiamo dire, con Orietta Berti, che non è tra le favorite per la vittoria del festival, ho visto dai bookmakers, però potrebbe fare qualcosa sul premio della critica. Sì.
Infatti, insomma, anche lo stesso Amadeus si è lasciato un pochino trasportare, ha annunciato, insomma, il premio della critica proprio in relazione alla stessa Orietta Berti, come se fosse una sorta di anticipazione, di spoiler su quello che potrebbe accadere. Però il pubblico è sovrano, quindi anche in questo caso saranno le persone a decidere. Eh sì, poi non conosciamo ancora le canzoni, quindi ovviamente non ci possiamo sbilanciare, ma si parla di un grandissimo arrangiamento della canzone proprio di Orietta Berti con il maestro Enzo Campagnoli, quindi è una certezza. Lo stesso maestro poi che lo scorso anno ha diretto Elettra Lamborghini, sì, che ha avuto poi un grande successo sia come performance che come seguito della sua canzone. Quindi sì, questo è vero. Chissà se magari non può essere un'arma in più. Potrebbe essere, anche in questo caso parliamo di strategie, perché effettivamente la musica è l'elemento fondamentale, sì, su sì, un palco come quello di Sanremo, quindi è necessario studiare nel dettaglio tutte le possibili, insomma, caratteristiche dal punto di vista musicale, del palcoscenico, dell'artista, per cercare, insomma, di rispondere anche a quello che il pubblico desidera sentire. E poi tornerà il personaggio più chiacchierato di Sanremo dello scorso anno, perché signore e signori ci sarà il grande ritorno, rigorosamente da solo per fortuna, sì, di Bugo. Bugo. Dov'è Bugo? Bugo che insomma ha aperto poi la pandemia, quindi è stata l'ultima incognita prima, sì, della pandemia. Dov'è Bugo? La squadra, insomma, da questo punto di vista non è cambiata. La presenza di Buco sicuramente è interessante, perché vedremo l'altra parte, l'altra faccia della medaglia. Morgan non è stato invitato, anche in questo caso ci sono state molte discussioni, quindi si cercherà di capire poi Buco cosa realmente porterà sul palco, sperando, insomma, in nessun cambio all'ultimo minuto. Esattamente, nessun imprevisto. E poi, intrecciandoci proprio a Buco, ci sarà Willy Peyote, noto rapper che sicuramente più giovani conosceranno, che nella sua canzone parlerà anche dell'episodio dello scorso, sì, anno di Bugo e Morgan, quindi anche in questo caso è tutto rigorosamente intrecciato. Sì, bisogna dire che comunque l'artista in questione è una persona che è molto vicina agli argomenti sociali, quindi sicuramente ci delizierà con un pezzo che sembra essere dal punto di vista sociale molto pesante, anche probabilmente testimoniando quello che è stato poi l'anno appena trascorso. Sicuramente il rapper ha cercato di rispondere alle proprie esigenze, quello di mettere in musica alcuni pensieri, ed è probabilmente una tematica che ricorre molto all'interno del Festival di Sanremo. Ricordiamo appunto anche con nel passato le canzoni a sfondo sociale hanno avuto un grande successo. Verissimo, e sono quelle che poi si ricordano ancora tutt'oggi, non solo canzoni d'amore ma messaggi anche importanti. Poi il titolo della canzone di Willy Peyote è particolare, mai dire mai, locura, sì, quindi ci immaginiamo un grande testo. Sì. Sicuramente il voler inserire tra parentesi questo inciso, la locura, fa presagire, insomma, un testo non leggero ma molto importante dal punto di vista non soltanto musicale ma proprio di interiorità, di psicologia, che sono poi le caratteristiche di Willy Peyote. Quindi, insomma, vedremo come saprà mettere dal punto di vista, insomma, musicale, essendo un rapper, diversi temi intrecciandoli. Probabilmente ci stupirà di nuovo. Eh sì, infatti tra i quotati dai bookmakers anche Ermal Meta, immancabile, uh-huh, al Festival di Sanremo. Anche le sue canzoni sono molto intense e molto belle. I Maneskin favoriti, sì, anche con una quota abbastanza bassa, che si sta abbassando anche in queste settimane, che sono una garanzia. E poi ci sono Fedez e Francesca Michielin, che già hanno fatto parlare di sé, sì, in queste settimane per un piccolo incidente diplomatico di Fedez, che praticamente nel riprendere il piccolo leone in studio con lui ha fatto ascoltare involontariamente qualche nota della canzone, sì, sui social, e da lì ovviamente ha rischiato la squalifica. Poi sembra che si sia risolto questo, sì, qui pro qua, anche perché è rimasto in rete veramente per pochissimi minuti, quindi si sono riusciti a risolvere un po', sì, tutti quello gli che ha stupito è stata la reazione della stessa Michelin, insomma. D'altro canto ci aspettavamo che quest'artista, pur avendo collaborato già con Fedez, potesse arrabbiarsi per questa cosa. Invece hanno dimostrato di essere comunque una coppia dal punto di vista, insomma, lavorativo, professionale, molto unita.
unita, perché hanno cercato Vero. insieme di risolvere la situazione. Sicuramente quello che sta succedendo nella vita di Fedez probabilmente è anche legato a questo piccolo, insomma, intoppo, se così vogliamo dire, però fa piacere che, insomma, questa coppia venga di nuovo sul palcoscenico di Sanremo, perché comunque è una certezza. È vero, poi sono veramente una bella coppia musicale, come giustamente hai detto tu. Lui si è fatto perdonare regalandole dei fiori, sì. Lei poi è bellissima perché hanno fatto questa foto di lui tutto sorridente e lei molto seria, ma ovviamente sì. Era scherzosa, poi si sono chiariti, cose che possono succedere. Assolutamente, quindi. Soprattutto quando si parla di un palco come Sanremo, insomma, i cantanti, i musicisti sono abituati a diffondere la propria musica senza limiti. E sicuramente, insomma, le regole che ci sono all'interno di Sanremo creano, insomma, una serie di limiti, però l'importante è che, insomma, tutto possa risolversi e che non vengano squalificati, perché comunque rappresentano una coppia simbolo anche dei giovani. È verissimo, noi ci fermiamo anche perché ci sarà modo sicuramente nelle prossime puntate di parlare ampiamente ancora di Sanremo, quindi qualche minuto di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, siamo ritornati dopo un po' di pubblicità, Gossip Mania. Abbiamo parlato del GF VIP, abbiamo parlato del Festival di Sanremo e ci rituffiamo sulle indiscrezioni che riguardano un altro reality molto molto famoso che spopola ormai ogni anno, l'Isola dei Famosi. Alla conduzione la solita bellissima Ilary Blasi, e anche questa volta l'edizione fa abbastanza chiacchierare, perché si inizierà praticamente tra poco meno di un mese, l'11 marzo, e c'è molto molto riservo sul cast, anche se qualche nome è trapelato, riservo anche per quanto riguarda gli inviati, anche se si parla ultimamente di Tommaso Zorzi, che è ancora all'interno della casa del Grande Fratello, quindi uscirà per esatto. tempo esce da là e va all'Isola dei Famosi, un incubo insomma, con Aurora Ramazzotti, due sono sì. migliori amici, quindi immaginiamo anche eventualmente un'edizione di grandi sorrisi e risate, ma soprattutto ci sono appunto le prime indiscrezioni sul cast, poiché si parlava di Amedeo Goria, ma sembra che sia stato rigettato alle visite mediche, quindi è stato escluso dal cast. Poi ci sono un po' di polemiche per quanto riguarda la presenza di famosi o non famosi, e per quanto riguarda i famosi si parla della nostra amata Elettra Lamborghini, del giornalista del Napoli Raffaele Auriemma, del quale possiamo vedere anche un bellissimo meme della pagina Asse Mats. Ovviamente poi le battute non mancano, visto che è un personaggio un po' fuori dagli schemi che vediamo spesso a Tiki Taka, e si parla anche di Massimiliano Rosolino tra gli altri. Sì, insomma, questo cast fa già discutere prima che, insomma, sia effettivo, perché le personalità che dovrebbero entrare all'isola, dovrebbero andare all'Isola dei Famosi, insomma, sono tutte diverse tra loro. La polemica è iniziata già qualche mese fa, perché la stessa Hillary, insomma, voleva ripristinare il vecchio senso dell'isola, ovvero scegliere delle persone che non appartenessero al mondo dello spettacolo e quindi ricreare quelle dinamiche di sopravvivenza che effettivamente, insomma, potrebbero esistere. Sicuramente questa volontà potrebbe essere rispettata trovando una sorta di accordo, e quindi scegliere una parte del cast di famosi e una parte del cast di non famosi. Così potrebbe essere anche più interessante, anche perché, se non erro, è successo comunque sì, in successo, altri esatto, è successo reali. In passato ed sì. ha funzionato, anche perché, insomma, le persone non famose non conoscono le dinamiche sì. televisive, di conseguenza si possono creare non soltanto scene
scene epiche, però anche insomma contrasti reali, perché magari le persone che non appartengono al mondo dello spettacolo possono creare delle strategie diverse e poi scontrarsi con la realtà. Allo stesso modo, insomma, dovrebbero scontrarsi poi con delle persone che potrebbero essere le favorite del pubblico. Quindi le dinamiche sono molteplici. Ancora una volta, insomma, bisogna aspettare per avere la certezza. Però la conferma è la presenza di Ilary Blasi, che, bisogna dirlo, si distingue sempre quando conduce un programma, perché è una persona senza filtri, insomma. Sì, e soprattutto poi, essendo senza filtri, non si fa mettere i piedi in testa. Io la ricordo anche al Grande Fratello, rispondeva ai VIP in una maniera incredibile, dicendo poi cose molto giuste, seppure in una maniera molto severa, quindi è proprio quello che ci vuole. Poi per lei, insomma, potrebbe essere anche un salto di qualità, perché si parla comunque di passare tra diverse reti, insomma, televisive, e di conseguenza potrebbe anche testimoniare la sua non appartenenza ad un filone particolare. Quindi ancora una volta Ilary Blasi, insomma, si dimostra essere una persona pura da questo punto di vista, scevra da ogni legame. Sicuramente ancora una volta in televisione lei che verrà vista da casa, insomma, da suo marito e dai suoi figli, che speriamo, insomma, faranno il tifo per lei. È verissimo. Domanda che ti faccio personale: tu che hai viaggiato tanto, parteciperesti all'Isola dei Famosi? Allora, dico la verità, per quanto riguarda le Canarie ci andrei immediatamente, anche perché ho vissuto, insomma, delle esperienze al limite della sopravvivenza. Però meglio al caldo che al freddo, no? In posti molto freddi, esatto. Quindi mi piacerebbe vedere, insomma, cosa potrebbe succedere. Sta di fatto che in queste situazioni, come nel caso dell'Isola dei Famosi, comunque hai sempre il supporto medico, sì, vieni, sì, infatti, sempre aiutato. Noi li vediamo soli, isolati, ma non è assolutamente così, insomma, quindi... Poi, insomma, passare dal Grande Fratello, che era l'argomento iniziale, alle Canarie, e quindi scegliere di partire e andare in un'isola tropicale, sicuramente la scelta non è poi così difficile. D'altro canto, insomma, tu cosa faresti? Non partiresti? Sì, forse mi farebbe solo un po' spavento superare alcuni limiti, quindi alla fine anche l'isola è pur aperta rispetto alla casa del Grande Fratello, però essendo piccola non ti puoi spostare, quindi sai, psicologicamente ti senti comunque molto limitato. Forse anche il vivere di stenti, rinunciare a tutte le comodità, perché in casa del Grande Fratello ci sono tante cose, la piscina, la sauna, invece lì proprio solo tu, il mare. Io adoro il mare, quindi, però non so se poi tanti mesi diventa comunque... Diciamo che ci vuole anche il coraggio, soprattutto per le donne, perché, insomma, spostarsi su un'isola tropicale con altre persone, rinunciando comunque alla propria femminilità, parliamoci chiaro, insomma, rinunciare a piccoli oggetti che potrebbero, insomma, anche allietare una diretta televisiva, insomma, fa discutere, anche perché abbiamo visto che parecchie donne sono completamente cambiate. No, ma la cosa bellissima è che prima, ricordo, magari cercavano di mangiare di più, perché ovviamente sull'isola, vivendo di stenti, quindi cercavano un po' di incamerare, possiamo dire, peso e massa corporea, per non arrivare poi molto debilitati. Invece ora fanno delle preparazioni estetiche per arrivare all'Isola dei Famosi, incredibili. Cioè, incominciano ormai con tatuaggio alle sopracciglia, extension, in modo da essere praticamente impeccabile, perfette anche in condizioni estreme, senza trucco, senza acqua dolce, perché forse a me l'unica cosa che darebbe fastidio è non poter sciacquare i capelli dopo aver fatto il bagno, quindi il sale addosso. Anche il dormire, insomma, in delle capannine create ad hoc tra gli animali, mosquitos, tutte queste cose qui. Insomma, è un'esperienza che si potrebbe fare, però magari per poco tempo, perché bisogna essere comunque preparati a superare i propri limiti, altrimenti molte persone decidono poi di rinunciare. È vero, è capitato. Dispiace la mancanza di Amedeo Goria, perché si era reso protagonista poi, insomma, di alcune dinamiche collegate al Grande Fratello, e sicuramente avrebbe avuto la possibilità di farsi conoscere dal punto di vista umano, perché se ne sono dette di ogni sul suo conto. È vero.
È verissimo, però magari si riscatterà più avanti con qualche altro reality. Vedremo. Terminiamo la nostra puntata di Gossip finalmente con un inciucio che così come piace a noi, poiché abbiamo indagato per voi, cari amici telespettatori. Facciamo un piccolo passo indietro. Nelle scorse settimane abbiamo visto spesso e volentieri foto della bellissima Melissa Satta sui social che la ritraevano a Napoli. Lei ha una grande amica qui a Napoli, quindi era il tutto un po' mascherato, sì, dal fatto vado a trovare la mia amica, passiamo del tempo insieme, però già era un po' strano che invece di essere ospitata a casa di questa nota coppia di amici siano andate entrambe in un noto e stupendo albergo di Napoli, stesso albergo nel quale in quei giorni era in ritiro la squadra del Napoli. E da lì subito abbiamo sguinzagliato i nostri scagnozzi per cercare di capire qualche collegamento, anche perché i calciatori del Napoli al momento single sono veramente pochi. Quindi esatto, la cernita si era abbastanza ristretta e quindi abbiamo seguito quella pista. Proprio in quei giorni, però, nello stesso albergo c'era un altro personaggio molto noto e anche in questo caso devo dire complimenti Melissa, ma anche complimenti al nostro personaggio, perché stiamo parlando di Stefano De Martino. C'è chi giura di averli visti proprio insieme in quell'albergo scambiarsi tenere effusioni in un rapporto comunque già confidenziale, sembra proprio essere lui la nuova fiamma di Melissa Satta. Beh, bisogna dire che Melissa Satta ha un ottimo occhio, anche perché è riuscita a conquistare Stefano De Martino, che fino ad ora, insomma, dopo Belen, non aveva fatto sapere nulla di sé. È vero. Probabilmente perché è ancora legato a questa donna o probabilmente perché ricercava effettivamente la donna giusta per lui. Sa di fatto che Melissa Satta, insomma, ci ha mandato un pochino fuori strada anche per una serie di interviste che ha fatto piangendo proprio per l'amato Boateng. Quindi ancora una volta bisogna dire brava Melissa, perché è riuscita ad allontanare da sé per un po' il gossip e poi la notizia improvvisa. Dal punto di vista, insomma, della bellezza non c'è nulla da dire, perché entrambi sono bellissimi, però insomma ci troviamo di fronte a due persone che hanno sofferto molto dal punto di vista dell'amore. Quindi non so se effettivamente questa storia possa avere un lieto fine o siano semplicemente, insomma, dei gossip messi lì per attirare l'attenzione. Eh sì, anche perché al momento non sono ancora emerse foto insieme, però sembra che siano state scattate alcune foto dai paparazzi e sembra che sia stata anche molto precisa la scelta di passare del tempo insieme in questo noto albergo, poiché, come ha dichiarato lo stesso Stefano De Martino, casa sua a Napoli è praticamente sempre invasa dai paparazzi, sì, quindi c'era proprio questa necessità di stare un po' più da soli senza scomodare i riflettori, che poi ovviamente ci sono sempre. Poiché sono onnipresenti, perché giustamente, insomma, la vita che conducono porta poi a tutti noi a cercare di capire che cosa succede nelle loro vite. Sicuramente Stefano De Martino è cambiato, come abbiamo detto, notevolmente dalla prima partecipazione ai noti programmi, e oggi si è imposto al pubblico mostrando la sua vera natura, ed è probabilmente questo che ha fatto sì che entrasse nel cuore di tutti, non soltanto per la sua bellezza e per la sua bravura come ballerino, ma anche come conduttore. Melissa Satta, insomma, da questo punto di vista potrebbe cedere anche all'avanzo di questo corteggiatore napoletano, perché bisogna dirlo, da questo punto di vista, insomma, sono i migliori. È vero, ci sanno fare. Poi però anche che Melissa qualche segnale l'aveva lanciato, anche a Verissimo, anche perché è vero che ha pianto, era particolarmente commossa, però aveva detto è stata una storia d'amore bellissima, sofferta, abbiamo riprovato a stare insieme più volte, però adesso ognuno di noi è pronto ad andare per la propria strada. Quindi chissà se proprio in quella frase c'era ha voluto qualcosa, sì, lanciare qualche messaggio. Probabilmente, anche perché credo che sia giusto prendersi del tempo per sé e poi magari buttarsi a capofitto in un'altra storia, soprattutto quando si tratta di storie importanti che in entrambi i casi, insomma, hanno riempito pagine e pagine di giornali oltre che i social.
È verissimo, noi siamo in chiusura, prima di tutto bravi Stefano e Melissa che non l'abbiamo detto, quindi complimenti per questa nuova storia d'amore che sta nascendo, voi mi raccomando continuate a segnalarci tutto, noi verifichiamo ovviamente, ne parliamo a Gossip Mania, grazie mille Elvira. Grazie Alessia e a domani. Ci vediamo domani pomeriggio, Gossip Mania.